quanti siete qua, naturalmente il Presidente per questo momento che per noi è importante, molto importante. Circa 6 anni fa in questo edificio, con la piena condivisione dei sindaci, avevamo tracciato la strada e dato alcune linee su quelle che dovevano essere investimenti, che potevano essere investimenti sia nelle infrastrutture stradali di collegamento da e per Primiero e sia per il complesso sciistico di Rosello San Martino Rode. E quindi vedere che si arriva a questo importante momento, a conclusione, a presentazione degli investimenti, vedere che la provincia ci ha sempre seguito, che il Presidente ha saputo cogliere quello che c'era in campo, portava avanti con forte convinzione, è ovviamente grande soddisfazione per noi e credo di non dover dire altro se non ringraziare e augurarti che questo passaggio in cui si conclude un atto di finanziamento una presentazione di questi grossi investimenti sia anche un momento di partenza perché questi investimenti sappiano dare primiero quello che è un edificio speciale. Grazie. Bene, buonasera, ringrazio il commissario, saluto tutti i sindaci. Il tema della riunione di oggi lo conoscete bene perché ci eravamo già trovati nei mesi scorsi in altre occasioni dove avevamo fatto vedere e capire il percorso e lo stato, diciamo, dell'arte che aveva in quel periodo. Oggi possiamo dire che veniamo a presentare un progetto che ha una scadenza temporale sui vari percorsi, ma non serve. Che ha una sua serie di scadenze sui vari interventi, un progetto finanziato per 37 milioni dalla giunta provinciale, con le risorse sono state trovate, diciamo, state inserite nell'ultima legge finanziaria e quindi è anche con un certo interesse e anche conoscendo l'importanza di questi interventi per questo territorio che abbiamo voluto organizzare questo momento. Siamo qui con una parte importante della dirigenza provinciale perché oggi abbiamo qui il dirigente generale delle infrastrutture, il dottor Martorano, dirigente generale dell'urbanistica e mobilità, ingegner Martorano, dottor Andreatta, e qui Enrico Menapace, che ha seguito tutta la parte tecnica che riguarda anche la parte ambientale. Abbiamo qui il dottor Baldessarri per quanto riguarda Trentino Sviluppo, come il dottor Albert Ballardini e come anche l'ingegner Benigni, sempre della parte infrastrutture e mobilità. Quindi anche per tutte le richieste che vorranno essere fatte sotto l'aspetto tecnico siamo presenti. Quello che presenteremo oggi è anche una scadenza dei tempi. I tempi tecnici noi crediamo di poterli rispettare, quelli che diremo oggi, magari sono un po' più lunghi rispetto a quelli che ci eravamo detti quando ci siamo visti l'ultima volta, però va detto che è un'opera complessa, su tutta la parte tecnica che c'è stata precedentemente, ambientale, geologica, urbanistica, ha dovuto avere diverse, come voi ben sapete, diverse riunioni, diverse criticità superate, e si tratta di un'opera importante sotto l'aspetto finanziario ma anche sotto l'aspetto della difficoltà tecnica che ha avuto, e quindi se troverete qualche ritardo rispetto a quello che magari ci eravamo detti nei mesi precedenti è dovuto a questo, però crediamo di presentare un lavoro completo ed esaustivo rispetto a quelle che sono le aspettative di questo territorio. Poi fatto questo percorso potremmo toccare anche altre tematiche che abbiamo messo in agenda oppure tematiche che voi vorrete toccare. Quindi io lascerei la parola al dottor Baldessarri che inizia spiegando proprio il progetto del collegamento San Martino Passorolle con le scadenze e i tempi
di esecuzione. Ok, funziona? Ecco, quindi grazie dell'invito, insomma è sempre bello venire a presentare insomma quelle che saranno un po' le prospettive future e come anche momento e atto conclusivo di tutto il lavoro che insomma c'è stato negli ultimi anni dietro un'opera così, così importante. Io magari su alcune cose provo ad andare veloce perché insomma le abbiamo viste e penso che le conoscete meglio di noi e chiaramente volevo arrivare un po' sulla parte dei timing che forse è la parte un po' più interessante. Quindi sostanzialmente il collegamento insomma San Martino-Rolle è costituito da tre tronchi, quindi Bellaria Nasse, Nasse Fosse e Fosse Rolle, con quattro stazioni intermedie e una pista di rientro, quella che è stata poi definita la pista panoramica, che da Fosse di Sopra ci porta fino a Nasse. Questa era un po' la, come dire, una sorta di slide riepilogativa di quelle che erano le caratteristiche principali del tracciato, quindi 500 metri di dislivello, 4 km e 650 di sviluppo, 5 stazioni perché abbiamo uno sbarco intermedio al Cimon per una razionalizzazione anche degli impianti su Passo Rolle e 3 tronchi, quindi 3 anelli di fune. 17 minuti è il tempo di percorrenza con le velocità nominali fissate a 6 metri al secondo. Una resistenza al vento, che era uno dei parametri costruttivi che ci siamo imposti, erano i 75 km all'ora e la portata ad oggi è di 1.500 persone ora con cabine da 10 posti. In realtà tutta la linea è stata dimensionata per 1.800 persone ora per avere un piccolo buffer poi eventualmente di ritaratura su quelle che potevano essere e si auspicano maggior portate del collegamento. In verde abbiamo schedulato un po' quelli che sono stati i timing che ci hanno portato fino a tutta la parte autorizzativa e quindi l'11 ottobre 2021 sostanzialmente c'è stata la conferenza dei servizi decisoria in cui è stata rilasciata la concessione funiviaria. La concessione funiviaria ha sostanzialmente il titolo che ci consente poi di andare a allestire, predisporre e pensare a qualsiasi tipo di appalto. Quindi da qui tra virgolette partono quelle che sono le date previste, io le metto a blocchi, così nel 2022 dovremo fare sostanzialmente 3 attività, quindi la progettazione esecutiva e l'ultimazione, quindi i lavori di sistemazione del versante di Nasse, causa insomma vaia. Il 30 di luglio partiremo con i lavori per quanto riguarda il ponte di Rio Fosse, quindi andiamo a rettificare e migliorare la viabilità che oggi ci porta Fosse in quel punto particolare dove è prevista la compenetrazione della viabilità con la pista di rientro. E fine anno dovremo avere insomma l'aggiudicazione della gara d'appalto dell'appalto integrato che riguarda sostanzialmente l'opera principale, quindi l'impianto con la sua pista di rientro. Questa era una delle prescrizioni che avevamo all'interno del procedimento di via, dove le opere accessorie, in particolare ponte e sistemazione del versante di Nasse, venissero fatte un anno prima rispetto all'inizio dei lavori per dar modo all'ambiente e ai luoghi di consolidarsi prima di fare interventi invece di infrastrutturazione. Quindi, ad appalto ultimato, il 2023 sostanzialmente ci apre le porte per lavorare sulle stazioni di Bellaria e Nasse e andare a fare quelli che sono i lavori di sorvolo del biotopo sostanzialmente, quindi la linea Bellaria-Nasse e chiaramente l'inizio dei lavori della pista panoramica e la stazione Fosse 1, cioè parte della stazione che non va a impattare con la strada. Il 2024, ecco qui magari qualche rendering, perché su Bellaria abbiamo una sorta di attività specchio su quella che è la telecabina insomma, che già c'è, quindi partiremo sostanzialmente dal parcheggio di Bellaria. Abbiamo la struttura principale che è un po' il domino di tutto il progetto che ci ha condotto insomma, fino a qua, che è un po' lo ski center di Nasse, che sarà un po' l'elemento di novità, sicuramente un elemento di innovazione e un po' forse il cuore di tutto il progetto.
del ponte, ecco, che magari vedete uno spaccato di quello che è l'intersezione tra strada e pista, e poi vabbè, un'altra vista sonometrica della stazione di Nasse. Nel 2024 sostanzialmente porterà a ultimazione tutti i lavori iniziati nel 2023. Dovete considerare che le finestre di lavoro, sia per la parte, per la presenza dell'inverno, ma nel rispetto di tutta quella che è la schedulazione dei timing, soprattutto per la parte ambientale, chiaramente sono finestre corte, quindi sono 2 anni di lavori come tempi, ma le lavorazioni vere sono decisamente meno. E per arrivare a dicembre 2024, per avere la messa in esercizio parziale del primo tronco, e per primo tronco, qua ormai si ragiona ad anelli di fune, non è altro che il collegamento Bellaria-Nasse, Nasse-Fosse con la pista di rientro. Quindi è il primo lotto funzionale, diciamo così, che comincia a far intravedere cosa sta succedendo. Perché la data del 2024? E rispetto all'ultima volta, la vera novità, se posso introdurla così, è la garanzia della strada di Vusabella, perché avendo, qua mi sono segnato la data, perché insomma il 7 dicembre 2021 è stato approvato in conferenza di servizi il progetto della strada di Vusabella, quindi c'è una perfetta, come dire, collimazione dei tempi anche con l'altra opera che fino a quel momento andava a braccetto, ma non aveva, tra virgolette, l'evidenza che urbanisticamente le due cose collimavano. Adesso ce l'abbiamo, e quindi questo, tra virgolette, ci ha risolto un sacco di problematiche in termini di gestione sulle interferenze. Quindi, se nel 2024 la strada di Vusabella viene aperta al pubblico, al netto di quelle che saranno poi le finiture, le sistemazioni che saranno fatte nel 2025, questo ci consente di sdemanializzare quella che è l'attuale viabilità e andare a completamento di quella che è la stazione intermedia di Fosse, e quindi fare l'ultimo chilometro in senso figurato per arrivare poi a Rolle. Quindi la parte sotto Fosse è un lotto funzionale che ha la sua autonomia, la parte sopra si sdogana non appena abbiamo appunto la strada aperta. Eccoci qua. Quindi nell'autunno 2024, prendendo il Gantt, tra virgolette, di Vusabella, abbiamo l'apertura, quindi qui ci si apre proprio l'ultimo rush per arrivare a Natale del 2025 con l'intero sistema, quindi piste e impianti, definito, collaudato e perfettamente funzionante. Qui non vorrei fare invasione di campo, quindi lascio la parola al collega, credo che è Carlo. Quindi, però, se avete domande, perplessità, dubbi, chiaramente siamo qua e quindi siamo a vostra disposizione. Bene, anche da parte nostra, ovviamente, buonasera a tutti e bentrovati. Vi abbiamo preparato con l'ingegner Benigni una carrellata anche per quanto riguarda le opere di infrastrutturazione, e in maniera molto sintetica, un po' come ha fatto il collega, facendo un po' focus su quelle che sono in particolare le tempistiche, che evidentemente sono i temi che riteniamo che per voi siano quelli più importanti. E abbiamo seguito la scaletta dei punti che erano stati segnalati al Presidente, sulla base di quella un po' io, un po' il collega, vi faremo appunto la presentazione. Iniziamo appunto dalla parte della Vusabella, che lascio spiegare all'ingegner Benigni per quanto riguarda, diciamo, la descrizione del tracciato, penso sia nota, più che altro appunto il completamento dei ragionamenti sulle tempistiche complete. Beh, abbiamo riportato una planimetria del tracciato, così giusto per rinfrescare la memoria, ma sono sicuro che l'avete visto tutti più e più volte. Il tratto di nuova viabilità riguarda appunto la Vusabella, quindi dalla curva poco a valle di Malgafosse fino al Passo Rolle.
La lunghezza dell'intervento è 1540 metri circa, la larghezza della strada è 6,50 m. L'unica opera strutturale di una certa importanza è il ponte, che avrà una luce di circa 35 metri. Per quanto riguarda i tempi, come diceva l'ingegnere Baldessari, è stato approvato in conferenza dei servizi il progetto definitivo in dicembre. Stiamo completando la progettazione esecutiva e quindi nel corso di questa primavera, di quest'estate, dovremo aggiudicare i lavori e quindi partire entro la fine dell'anno, al più nella primavera dell'anno prossimo, con i lavori veri e propri. La durata dei lavori per la realizzazione della nuova strada è di 2 anni, quindi si lavorerà fine 2022, 2023, 2024 e quindi sarà possibile dare l'apertura al traffico sulla nuova viabilità e quindi svincolare la strada vecchia per la sdemanializzazione per quanto riguarda quindi la realizzazione della stazione intermedia di Mangiafosse e da canto nostro invece provvederemo alla rinaturalizzazione della strada, dell'attuale strada del Passo Rolle. Sì, diciamo che l'obiettivo appunto è quello di cantierare già nella fine di quest'anno, almeno il cantieramento, in modo tale, questo sarebbe diciamo l'ottimo del tracciato, per avere poi 23-24, come diceva Inger Benigni, il clou dei lavori e andare poi nel 25, in modo, dopo che si è fatto il bypass e quindi possono completare in parallelo loro gli interventi, fare la rinaturalizzazione e le finiture. Parallelamente gli interventi che stanno venendo avanti, poi c'è il tema della caserma Ferrari, non so quanto questo sia conosciuto nel dettaglio, è un intervento che la provincia sta eseguendo in sinergia con la Guardia di Finanza che ha messo gran parte delle risorse, ma c'è anche un contributo significativo da parte della provincia. Anche su questo siamo riusciti a sdoganare un po' la parte più delicata, che era quella dei pareri legata all'intervento all'interno del parco. L'intervento che comprende la demolizione dell'edificio esistente e la costruzione di un nuovo edificio che sarà realizzato in due lotti funzionali, lotto 1 e lotto 2, e sarà costituito complessivamente da 3 blocchi. Il blocco A è quello dove ci sarà la palestra di roccia e le aule per l'attività didattica, poi la vedremo più nel dettaglio sulle diapositive dopo. Il blocco B è un blocco che è costituito da 8 alloggi e da 2 stanze da letto ciascuno, un blocco C con 6 alloggi di cui 4 da 2 stanze da letto e 2 da 3 stanze da letto. Nel piano interrato è prevista l'autorimessa e c'è il posto anche per il ricovero di 2 battipista. Come dicevo, l'intervento è diviso in 2 unità funzionali e in relazione a quelle che sono le disponibilità finanziarie che sono messe appunto a disposizione dalla Guardia di Finanza. Il primo lotto è l'UF1, che a sua volta è diviso in 2 sottolotti, la demolizione dell'edificio attuale e la realizzazione del blocco A e del primo blocco di appartamenti, mentre il secondo, il blocco C, fa parte della seconda unità funzionale. Il progetto dell'intera struttura ha avuto il placet della conferenza dei servizi anche questo a fine anno e quindi abbiamo potuto sdoganare le attività successive che si svolgono su 2 fasi. Per quanto riguarda il lotto 1 abbiamo già la progettazione esecutiva del progetto di demolizione, abbiamo già fatto anche l'aggiudicazione che è andata all'impresa Service, quindi l'impresa anche qui della zona, e stiamo aspettando che si aprano le condizioni in meteo in primavera per poter fare la demolizione, per la quale sono previsti 2-3 mesi, contrattualmente sono 70 giorni, 3 mesi l'edificio viene demolito. E contestualmente noi dopo l'approvazione del definitivo, in questi primo scorcio dell'anno completeremo il progetto esecutivo
con l'obiettivo di riuscire ad approvarlo entro l'estate e riuscire a fare tutta la procedura di gara nel prossimo inverno per poter partire dal 2023 poi con la fase esecutiva dei lavori. Il costo complessivo del primo lotto sono circa 3 milioni e 3, di cui 2 milioni e 8 di lavori, la seconda unità funzionale sono 2 milioni, quindi per un costo complessivo di circa 5 milioni e 3. Se vediamo due slide, una pianta e alcuni rendering, in pianta vediamo come è organizzato l'edificio che ricalca un po' la forma dell'attuale struttura, sono tre blocchi come vedete con tre colori diversi che poi vediamo nelle slide hanno anche altezze diverse, quantomeno il blocco di destra dell'UF1 è quello, magari vai alla slide dopo, si vede questo alto in alto a destra, questo qua è il blocco palestra, quello più a destra, mentre la parte diciamo e in stecca laterale quella dove vengono realizzati gli appartamenti. Come dicevamo, il primo lotto è rappresentato dalla realizzazione del blocco palestra con la zona diciamo uffici e di comunicazione, insomma di intrattenimento, e tutta la prima parte del blocco residenziale. A seguire, con l'obiettivo se possibile di andare in continuità, verrà realizzato poi il blocco successivo. Vai pure avanti. Ecco, abbiamo preparato alcune. Un attimo qua. Sì. Il tema. Passo. San Martino Pastorolo. Lascio il posto al Presidente. Domande se ci sono questioni tecniche. Andiamo avanti e quindi con allora abbiamo poi previsto un altro diciamo un punto, un flash su altri temi che sono assolutamente importanti per voi. A seguire abbiamo il tema dello scanner e quindi l'intervento relativo alla galleria della Pala Rossa, intervento sul quale stiamo facendo forte pressione e diciamo anche con la Regione Veneto e in particolare con l'ANAS per chiudere il cerchio e arrivare in tempi brevi all'approvazione della convenzione che abbiamo già definito nei dettagli con la Regione Veneto e stiamo semplicemente aspettando, abbiamo fatto anche di persona un viaggio a Roma con l'ANAS per cercare di sollecitare la partita, stiamo aspettando l'ok dell'ANAS per la quota parte di finanziamento che è appunto di competenza dell'ANAS. L'intervento, poi andiamo avanti e poi torniamo indietro, ha un costo complessivo di 25 milioni di euro che sono finanziati per 9 milioni interamente sul nostro bilancio della provincia, 8 sono stati messi dai fondi di comune, dai fondi sull'FCC dall'Unione Feltrina, erano quelli appunto interamente rigirati su questo intervento, e appunto gli 8 milioni sono in capo all'ANAS, che erano 3 originariamente della Regione Veneto e 5 di ANAS, poi con la riorganizzazione e il passaggio nuovamente ad ANAS delle strade del Veneto sono interamente in capo ad ANAS. L'impegno di ANAS quando siamo stati a Roma col Presidente era che avrebbe dato il nulla osta entro dicembre, siamo a gennaio, speriamo che a brevissimo arrivi l'ok da parte di ANAS per poter appunto sottoscrivere questo accordo che, tornando indietro, prevede appunto la realizzazione della galleria Pala Rossa, un intervento per la maggior parte, come dice la parola, in galleria, sono 855 metri di galleria più due tratti di artificiale, 75 lato valle e 12 lato monte, con anche lato monte la rettifica di quella curva piuttosto stretta che c'è proprio a ridosso di dove dovrebbe venire l'uscita. La galleria è praticamente in piano, ha una pendenza di circa l'1%. Ecco, su questo appunto, se a gennaio arriva l'ok dell'ANAS, contiamo di procedere rapidissimamente a portare in giunta la convenzione, sottoscriverla e quindi poter dare il là alla Regione Veneto per procedere con l'ultima fase, che è appunto quella di completare la progettazione, poi si valuterà le modalità d'appalto e procedere, penso,
diciamo, già nell'estate di quest'anno con l'appalto dell'opera. Ok, poi questo il viadotto c'è anche? Viadotto. Allora, per quanto riguarda il cantiere, su quello vi posso dare un aggiornamento un po' sullo stato dell'arte, e non abbiamo diapositive, ma ho sentito appunto la Regione Veneto anche in vista dell'incontro di oggi, e diciamo la situazione attualmente è questa, e loro hanno ripreso i lavori adesso, però non riescono a fare alcune lavorazioni che, diciamo, legate alla temperatura, e quindi stanno facendo alcune lavorazioni solo sulle parti metalliche. Stanno aspettando, e mi dicono dovrebbero arrivare in questi giorni il nulla osta dall'Ente Nazionale delle Saldature sulla progettazione di dettaglio che hanno mandato all'approvazione per diciamo, poter poi mettere in cantiere l'ultima parte dei lavori, e loro contano per aprile-maggio di poter aprire una corsia. L'apertura di una corsia di fatto consente l'eliminazione del semaforo, perché si potrà, appunto, una corsia viaggerà sul ponte e una corsia viaggerà sul bypass. Diciamo, poi nell'altro scorcio dell'estate l'intervento sarà completato in via definitiva. Mi pare che comunque oggettivamente la modifica dei nuovi semafori mi dicono che ha risolto gran parte delle problematiche, salvo qualche giornata che c'è stato qualche piccolo problema nei giorni di punta, ma complessivamente mi pare che funzioni meglio. Prego. No, la informazione che ho è che appunto lavorano in questo, hanno da fare anche alcune altre attività di getti, di cordoli, che però sono un po', devono aspettare che le temperature siano un po' migliori in quel senso. Quindi si concentrano più su quelle lavorazioni che sono quelle che possono fare anche col clima più rigido. Ecco, introduco il punto successivo, poi magari lascio al collega una descrizione aggiuntiva. Ci eravamo presi l'impegno anche di fare un approfondimento, no? sul tema della variante di San Martino, del quale appunto siamo partiti, diciamo, dall'impostazione generale che veniva già dal piano qua della comunità. L'incarico è stato affidato, non è ancora concluso, ma oggi, diciamo, siamo già in grado di darvi qualche prima anticipazione, ancorché proprio arrivata in questi giorni, e quindi ancora in fase di, anche da parte nostra, di valutazione e di approfondimento. L'incarico appunto lo sta portando avanti l'ingegner Zanetti, che ha anche molta esperienza, diciamo, nell'ambito della progettazione stradale, e l'obiettivo dell'incarico era quello di fornire una serie di soluzioni anche alternative sulle quali poi confrontarsi con la comunità locale, insomma col comune, e verificare poi le soluzioni ottimali. Magari se Carlo vuoi entrare un po' più nel dettaglio. Sì, allora l'incarico riguarda appunto la redazione del documento preliminare alla progettazione, quindi l'obiettivo dell'incarico è quello di valutare i costi e di ipotizzare la suddivisione delle opere in unità funzionali qualora possibile, per agevolare, diciamo, il finanziamento. Il professionista con il nostro appoggio ha seguito le indicazioni che erano riportate nello studio fatto dalla comunità, appunto, e quindi si è posto come obiettivo quello di garantirne un transito sufficientemente scorrevole al di fuori dell'abitato, per poter quindi riqualificare la zona centrale e fare un'isola pedonale. Si è quindi pensato, partendo da valle per andare verso monte, di portare la sezione stradale ad una larghezza con obiettivo di 6,50 m più 1,50 m di marciapiede. Il marciapiede è quello evidenziato in blu, a salire fino a questa zona dove si è ipotizzata in questa fase anche una variante in galleria artificiale con un tunnel di circa 220 metri di larghezza, e questo per da un lato appunto rendere fluido e scorrevole il traffico e dall'altro di evitare le problematiche sui ponti che non sono in buono stato di pendenze e curve strette.
Si è anche ipotizzata la presenza di un parcheggio che sarebbe, diciamo, come misura compensativa per gli espropri delle pertinenze della seconda parte dell'UF2, che andrebbero a sacrificarsi con l'allargamento della strada. Quindi l'UF2 si prosegue. La strada attuale servirebbe anche per l'accessibilità a questo nuovo parcheggio, nell'ipotesi. Si prosegue con poi due ipotesi, quella di seguire la strada attuale piuttosto che quella di fare un'altra variante sempre in galleria artificiale, e per ricongiungerci poi a monte con un tratto a doppio senso e poi sulla strada statale più a monte. Dicevamo appunto che la consegna del documento è prevista per la fine di febbraio. Appena avremo maggiori approfondimenti, perché i professionisti hanno iniziato a lavorare veramente prima delle feste, quindi sono proprio i primi approcci. Ci sentiremo e contatteremo l'amministrazione sicuramente per condividere i risultati. Però mi pare, diciamo, che siamo in linea con quelle che erano, penso, le aspettative, e anche, diciamo, dal punto di vista tecnico mi pare che rispecchino abbastanza bene. Sì, lì, oggettivamente quel passaggio lì, se vogliamo fare un'effettiva variante, era molto molto castigato, no? Dal punto di vista della sicurezza, una doppia curva a gomito. E poi il passaggio successivo, anche qui è assolutamente embrionale, come ci eravamo però detti di fare, ma perlomeno da avere sul tavolo delle righe su cui ragionare, quindi sempre con l'ufficio dell'ingegner Benigni e con i suoi collaboratori abbiamo ipotizzato una serie di soluzioni per il bypass dell'abitato di Fiera, e ipotizzando alcune soluzioni di ingresso, no, che abbiamo indicato con S1, S0, S1, S2, S3 e alcune ipotesi di uscita. E così dagli approfondimenti fatti un po', ripeto, ancora tutti a livello embrionale e da approfondire, comunque pare, si ritiene che le soluzioni diciamo quella che possono essere sostenute sono quelle che hanno l'uscita nord in N3, perché delle tre soluzioni la N1 è oggettivamente in una zona che ci pare eccessivamente edificata, anche se consentirebbe di accorciare un po' la lunghezza della galleria. La N2 è comunque in una zona difficile come uscita. La soluzione N3 sarebbe quella che meglio di tutte, diciamo, si va a collocare. La soluzione intermedia, che, diciamo, dal punto di vista del tracciato sembrerebbe ottimale, perché si metterebbe esattamente, diciamo, tangente alla strada attuale, andrebbe però ad avere la zona di raccordo proprio in confluenza, diciamo, della parte, diciamo, dello scorrimento del rio, e quindi in una soluzione non ottimale. Per cui, come abbiamo un po' rappresentato in maniera molto schematica nella matrice che si vede in basso, diciamo, la soluzione di prima valutazione, che sembra avere le migliori caratteristiche, diciamo, dal punto di vista tecnico e di risultato, sarebbe la soluzione che vede l'entrata in S2, dove è indicata dalla freccia, e l'uscita in N3. Questo vorrebbe dire, se vai alla diapositiva successiva, avere una galleria piuttosto estesa in lunghezza, con una pendenza media del 5,4%, quindi al limite, anzi leggermente sopra il limite di quello che prevede la normativa, che per, diciamo, evitare problematiche particolari di sicurezza auspicherebbe una pendenza entro il 5%, quindi eventualmente poi da valutare negli sviluppi successivi, magari qualche allungamento, entrare un po' di più per sviluppare più il tracciato, magari recuperare un po' di pendenza. E ovviamente il focus del tema, che lo sposta poco tra una soluzione e l'altra, è il costo, perché l'ordine di grandezza è quello che è scritto lì, che non serve neanche pronunciarlo per capire, insomma, dopo potranno essere
potranno essere un po' di meno, un po' di più, ma insomma l'ordine di grandezza di opere di questo tipo siamo attorno ai 2,8. Adesso l'ordine di grandezza è quello lì. Sono circa una settantina di milioni, ipotizzando tra i 20 e i 25 milioni a chilometro la galleria, più somma a disposizione, imprevisti e quant'altro. Insomma. Scusa, mentre l'abbiamo cubata, la variante di San Martino, costi? San Martino era incubata, inizialmente era stata fatta una quantificazione quando abbiamo dato l'incarico di una decina di milioni, 10,5 mi pare, più oneri fiscali e IVA. Credo che facendo due conti a spanne, ma ripeto, hanno consegnato le prime carte nei giorni scorsi, l'ordine di grandezza che abbiamo adesso si aggira tra i 18 e i 20 milioni. E sarebbe fattibile in lotti anche? E sarebbe fattibile in due lotti, come abbiamo fatto vedere sulle 20 il costo totale. Purtroppo sì. Per quanto riguarda le opere infrastrutturali abbiamo fatto anche dei quesiti all'Agenzia delle Entrate e compagnie, mentre per l'edilizia abbiamo l'IVA agevolata, sulle strade voi comunali avete l'IVA agevolata, noi come provincia abbiamo più volte siamo ritornati sul tema, ma essendo opere di infrastrutturazione del territorio e di valenza sovracomunale ci hanno detto che va applicata l'IVA al 22. Però intanto bisogna ogni volta anticiparla. Questo era un po', mi pare, che abbiamo toccato, a parte forse il tema dei trasporti, che poi c'è il collega, ma mi pare che dal punto di vista infrastrutturale i temi. E per informazione abbiamo poi una serie di cantieri che, se volete, vi do proprio un veloce flash. I colleghi della gestione mi hanno riepilogato gli interventi che hanno in corso loro, un po' su varia, un po' di sistemazioni. Per quanto riguarda la parte vostra, di lavorazioni in corso abbiamo sempre lì nella zona del torrente Cismon, in comune di Mer, a chilometro 65, un importo di sistemazione sul ponte, sul torrente, di 414.000 euro, con lavori in corso. Questi sono fuori zona. Poi abbiamo sempre qui sulla 50 e nella zona d'uscita della galleria abbiamo due cantieri, diciamo, con interventi di somma urgenza già aggiudicati, uno su un tecnoroccia di circa 80.000 euro, una previsione di 3 mesi di lavoro per la primavera dell'anno prossimo, altri 150.000 euro sempre lì al chilometro 62.300, anche questi in fase di gara e si prevede di partire in primavera di quest'anno e 3 mesi di lavori, 150.000 euro. Qui siamo dall'altra parte a Predazzo. A Canal San Bovo sull'SP79 abbiamo in fase di aggiudicazione un altro intervento per il rinforzo del ponte in pietra al chilometro 13.82 per 150.000 euro, con importo di contratto più IVA. Poi sempre in fase di aggiudicazione, sempre sull'SP79, altri due interventi su Ponticelli al chilometro 21.500 e 22.800 per circa 300.000 euro più IVA, in fase di aggiudicazione, durata prevista 140 giorni, estate del 22 come lavori. Poi abbiamo una somma urgenza sempre in comune di Canal San Bovo, sempre sull'SP79 chilometro 15 con la cooperativa Lagorai, lavori in corso per 645.000 euro, è previsto di finire nell'estate del 22. Infine, qui dove siamo, sempre in comune di Canal San Bovo, abbiamo due interventi legati a Vaia, di ripristino di viabilità e sistemazioni, tutti e due aggiudicati, uno alla Vinante e l'altro all'Ossolini, 91.000 euro l'uno per 75 giorni di lavoro e partono, c'è già contrattualizzato, quindi appena la stagione lo consente, primavera del 22, e anche quello con l'Orsolini Giacomo sono 150.000 euro, primavera del 22. L'ultimo, mi pare,
Sì, e l'ultimo, poi abbiamo un altro intervento sempre di messa in sicurezza del versante, sempre sull'SP79, al chilometro 13.800, 15.200 e 15.500, e qui sono 700.000 euro più IVA, e sono previsti 6 mesi di lavori a partire dalla primavera del 22. Ecco, direi che più o meno... Forse ce n'è ancora uno sul passo Cereda e passo Durana, sempre in comune di San Martino, 240.000 euro, sono interventi di messa in sicurezza da caduta massi, anche questi aggiudicati all'Uniroc e sono previsti per la primavera estate di quest'anno. Quindi mi pare che c'è un po' di carne al fuoco in valle. Era forse il ripristino delle barriere paramassi su Al Passo Rolle. Al Passo Rolle. Sono già affidati. Già affidati anche quelli lì. Il tomo che è passato in conferenza dei servizi, stiamo anche lì completando la progettazione esecutiva e andrà in gara nel primo semestre di quest'anno. E il Val del Diao che sì, ci poniamo l'obiettivo di finirlo prima della stagione estiva, quindi entro giugno, metà giugno. Bisogna fare delle verifiche per verificare eventualmente in situazioni di emergenza a capire che interventi bisogna mettere in atto per poter eventualmente fare. Io onestamente non penso di averla mai fatta, quindi non la conosco nel dettaglio. Quanti anni sono che è chiusa? Da quando è stata fatta la galleria? Allora è quindi 30 anni. L'unica via d'uscita è là. Allora pensare un po', almeno una valutazione, capire se c'è un problema. Sì, va bene, quello ci può stare, facciamo un giro per capire se con qualche intervento puntuale da considerare solo per eventi d'emergenza. Sì, in passato avevamo già fatto, no? Vai, d'accordo. Ci sono tratti non tanto in provincia di Trento, che in provincia di Trento penso c'è solo un tratto prima della Val Canale di allargare a Sasso, però dopo il resto è provincia di Trento. Quindi degli accordi con la Regione Veneto, magari qualche, se potete fare qualche considerazione su quella attività, che se sia un problema che può consultarlo, insomma, ecco, non è un... però... E lì sono state sia da parte nostra per la parte tecnica sia da parte politica non so quante riunioni, quanti solleciti, lettere, cioè ci siamo veramente spesi per cercare di portarla a casa. Insomma, l'ultima volta le promesse erano dicembre 2021. Prima delle vacanze di Natale chiudevano circa, non la chiudo, adesso è che ci lo stanno chiudendo.
io così due parole, due considerazioni, insomma, questo progetto parto da adesso, non mi ricordo quello che si chiama memoria, comunque il primo progetto è il collegamento, inutile nasconderlo, lo stiamo aspettando da 60 anni e non siamo mai arrivati a una progettazione definitiva con tutte le approvazioni e a un finanziamento effettivo, non solo sulla carta, ma effettivo sul bilancio della provincia. E quindi questo non si può ovviamente che ringraziare. Il Presidente, quando è stato eletto, si è preso l'impegno, ha sempre detto vedrete che lo facciamo, i tempi sappiamo quelli che sono, però alla fine è stato di parole, questo bisogna dare atto, che non è stato un percorso facile, lo abbiamo vissuto, perché all'interno della struttura provinciale c'era chi era ideologicamente forse non così convinto e non convinto della sostenibilità economica, e invece grazie proprio all'intervento di tutti, dei diretti generali che partecipavano e si sentiva la presenza nelle conferenze dei servizi, e all'ingegnere Valdessari per quello che riguarda il collegamento, all'ingegnere Benigni per quello che riguarda la variante Busabella, si è battuto il ferro davvero per far diventare caldo e portare e arrivare all'obiettivo, per cui davvero qua è andata bene. Ricordo come aneddoto una sfogliata che hai fatto dopo l'ennesima conferenza dei servizi che si era fermato il progetto. Io non c'era, qualcuno magari c'era, e questo proprio. Non mi ricordo. Mi ricordo. E quindi chiaro che il cruccio sono i tempi, ma ti dicevo prima che i tempi della pubblica amministrazione, facendo bene o male tutti gli amministratori li conosciamo, e i tempi che io ho visto non sono, devo dire sinceramente, che non sono male, e che se verranno rispettati possiamo solo essere soddisfatti, insomma, per cui cerchiamo di far rispettare questi, perché davvero se ne è ovviamente bisogno, insomma. Busabella ne abbiamo parlato, sappiamo che il Rolle è in difficoltà, se ne evita un chiuso, per cui anche là bisogna accorciare, abbiamo tre inverni in mezzo, cerchiamo di mandarli avanti come sono andati gli altri. Caserma, Ferrari, il Germatorano si era preso l'impegno quel giorno di dividere i lotti per anticipare il più possibile la demolizione, che è quello che a noi preme di più, insomma, che sarebbe il secondo famoso ecomostro di Rolle che se ne va dopo l'albergo, per cui benissimo. Pararossa, abbiamo purtroppo questa incognita dell'ANAS che non dipende da noi, però vedo che siamo tutti convinti sul pezzo, per cui anche là c'è soddisfazione. E su San Martino, molto bene, io rispetto a quello che di cui ci eravamo parlati, l'ho visto molto migliorato e ci ha messo del suo il servizio, ma anche di Gianzanetti, insomma, per cui chiaramente poi più migliora e più aumenta il livello di spesa, però ovviamente il vantaggio di San Martino è che può essere divisa in due lotti e che il primo lotto fa l'80% della funzione, insomma, per cui sarebbe già importante. Su Fiera chiaramente io sono sindaco da 20 anni, a tutti i miei predecessori ho sempre avuto le scatole quantomeno di mettere due righe sulla carta, avere una cifra e iniziare a parlarne, perché l'ultimo disegno è un disegno fatto a matita da Gian Maseri, credo ai primi anni 90, e quindi prendo atto di quello che ho visto, credo che la soluzione che è venuta fuori sarebbe quella ovviamente più giusta. È chiaro che parliamo di cifre importanti e si ragionerà, però già iniziare a parlarne per me è una cosa, per cui io davvero ringrazio tutti per questo momento di confronto, e non solo di confronto su cose sulla carta, ma anche di cose concrete, che non è facile, perché l'impegno, tornando al collegamento, non è stato solo quello di portare avanti l'approvazione dei progetti, che è stato difficile, ma anche quello di reperire risorse sul bilancio della provincia, che ovviamente a livello politico è il passaggio più importante e più difficile. Quindi grazie. Scusa, rispetto alla carrellata che ha fatto, visto che ci sono anche altri sindaci, noi confermiamo il finanziamento della caserma di Canal San Bovo per 2 milioni e di Mer non parlo perché però è rientrato secondo lotto per 400.000. Sono rientrate le dimissioni del corpo volontario, comunque, no? Sono rientrate le dimissioni del corpo volontario, sì. Sindaco, amministrazione, come dire, hanno chiuso il cerchio, sono rientrate le dimissioni, così.
Cosa? Sono stati rieletti, insomma. Sì. Ecco, approfitto per dire, qui c'è il vice sindaco, il sindaco di Meri invece ci ascolta in streaming, per questo che ho fatto accendere i microfoni, e ci ascolta su un canale YouTube con il quale siamo collegati, insomma. Quindi quella partita della caserma è rientrata, insomma. No, la caserma di Canale San Bovo, ricordo che è stata probabilmente una delle prime caserme che io ho visitato una volta entrato in carica, quando dopo Vaia sono venuto a visitare Canale San Bovo e quindi ci eravamo presi l'impegno, lì c'è anche una partita patrimoniale di vari edifici, quindi però confermiamo la messa a bilancio delle risorse. Sul tema, per essere ovviamente chiari, noi la messa a bilancio delle risorse per il San Martino Passorolle, per tutte le opere che diceva l'ingegner Martorano di somma urgenza e quant'altro, per la Pala Rossa sono risorse messe anni fa e quindi quelle sono, su la variante di San Martino e la variante di Fiera al momento ovviamente non parliamo di risorse perché non ne disponiamo, però almeno ci siamo fatti un'idea di quale è la portata eventuale degli investimenti. Altri sindaci, amministratori? Volevo anche ringraziare l'amministrazione dell'attenzione sulla strada S79. Volevo ringraziare l'amministrazione anche per l'attenzione e per l'interventistica in tempi veloci visti anche sulla strada del Passo Broccon, perché effettivamente sono stati individuati vari interventi e anche credo con una finalità di migliorarla anche notevolmente, oltre che dal punto di vista della sicurezza, anche della scorribilità, e credo che questo vada dato atto all'amministrazione, e di questo ringrazio. E anche della notizia della caserma che dal 2009, era in cantiere, una partita aperta che si sta chiudendo. Caserma, sono rientrate le dimissioni, no? Sì. Sì, se posso intervenire, appunto, nei giorni scorsi è stato ricostituito il Corpo Volontario Vigile del Fuoco, sicché adesso anche noi di Mera abbiamo il nostro Corpo di Vigile del Fuoco che può operare tranquillamente, insomma, ecco, ci sono ancora qualche problema, per mettere in sistemare quello che è l'autorimessa, il primo lotto, ma adesso stiamo facendo quei piccoli interventi per fare in modo che dopo almeno i mezzi vengano trasferiti dall'attuale magazzino al nuovo magazzino di pompieri, insomma, ecco. Visto che siamo in argomento, volevo anche un attimo, so che ne hanno parlato in consulta dei sindaci, ne hanno parlato per il discorso della ciclabile, quella che dovrebbe collegare la zona del Veneto, andare sul versante di Fonzario, così volevo un attimo se era possibile fare qualche sopralluogo per vedere le fattibilità, se era possibile fare questo intervento. So che è un intervento importante perché non è facile, però magari con l'andare del tempo metterlo in cantiere, ecco. Altro intervento? Sindaco di Mezzano. No, solo per porre un po' l'attenzione anche il problema idrogeologico. Abbiamo un versante a monte qua dei paesi tra Mezzano e Fiera che è soggetto a dei movimenti cioè c'è un problema idrogeologico. Quando ci sono delle precipitazioni un po' più importanti dell'acqua che praticamente corre superficiale dalle falde e provoca nella frazione sottostante sia sul comune di Mezzano ma anche
di Primiero genera notevoli disagi e problemi, insomma. Quest'anno fortunatamente eventi meteorologici importanti non abbiamo avuti, ma l'anno scorso a dicembre 2020 eravamo molto preoccupati, insomma. Quindi magari una considerazione nel merito di quella situazione dal punto di vista idrogeologico dobbiamo farla, insomma. È stata segnalata questa? L'abbiamo segnalata a voce al dirigente del COIL 6 mesi fa e anche a lei, però dovremo approfondirla, insomma. So che già era stato valutato nel merito da parte di un ingegnere idraulico, un ingegnere Lott, che tipo di intervento sarebbe possibile fare lì, e ci sono già delle ipotesi, ma dovremo in qualche modo affrontarla quella problematica, insomma. Approfondiamo. È stato fatto uno studio di fattibilità sul versante che è stato mandato a Basile Montani. Sono urgenze. Ci sono altri interventi? Se no, credo che sia anche il momento per. Sì. Il collegamento San Martino-Rolle avrà anche una valenza di trasporto pubblico? Chiedo, perché secondo me è importante. E seconda domanda, una domanda tecnica, quali possono essere i costi di gestione? È puramente tecnica, avete magari calcolato un po' quali sono i costi di gestione? Vieni qua o vieni qua. Chiaramente durante tutta la procedura di via, uno tra virgolette di quelli che erano i pilastri fondamentali di quella che è un po', no? la struttura della via intesa proprio come procedimento ampio riguarda sì la parte tecnica, sì la parte ambientale, ma sì la parte di sostenibilità. Quindi il piano industriale che era stato accompagnato al progetto andava proprio a dare garanzia che l'opera era sostenibile dal punto di vista ambientale e dal punto di vista economico. E quindi sì, se fate analisi, io dico, di posizionamento della schiaria e quindi la possibilità di andare a definire quella che era la parte, diciamo così, destra del bilancio, quindi le entrate, con quella che era la struttura di costo legata alla tipologia dell'impianto scelto. Chiaramente le soluzioni tecniche erano subordinate anche andare a minimizzare quelli che erano i costi di esercizio, proprio per trovare la perfetta quadratura dei conti tra entrate e uscite. Sull'altra domanda, servizio di mobilità. Sì, nel senso che l'auspicio, al netto di quello che può essere il collegamento fra le due schiare, è proprio quella di cercare di posizionarsi in un'area green, e quindi più le macchine rimangono ferme e tutti siamo contenti. Quindi il fatto di aver portato e integrato all'interno del progetto tutto il piano di mobilità che il Comune aveva sviluppato, ridefinire le aree apparcamento, ridefinire quelle che erano i punti strategici, e lo ski center, che come dicevo è l'elemento chiave e centrale su tutto il progetto, va proprio in questa direzione. Quindi viversi San Martino a piedi, raggiungere lo ski center e da lì decidere dove andare e come andare. Altri interventi? Credo che sarà soddisfatto anche Giacobbe, che ha sempre seguito le vicende, no? Sia qui in comunità che poi affiancando il sindaco per il comune. Non credo di sbagliare per questo risultato, quindi ringrazio da parte mia chiaramente tutte le strutture che hanno lavorato e rinnovo i ringraziamenti al presidente e tutta la giunta per aver lavorato in questa direzione. Guardando avanti, credo che avere queste opere concluse e lavorare sul miglioramento della qualità anche della nostra mobilità interna di valle e della qualità di quello che proponiamo in termini proprio di paesaggistici, quindi facendo ancora pulizia, ottimizzando tutto quanto, possa dare a Primiero veramente un valore aggiunto molto molto importante. Quindi l'auspicio è che questo grande investimento sul collegamento serva da volano, da motore e non il contrario, e che tutte queste opere arrivino. Credo che ci vorrà ancora una legislatura per, no?
tutto sommato, e che poi possano dare i frutti sperati. Quindi dal mio punto di vista non mi resta che ringraziare e sottolineare la compattezza che c'è stata nell'amministrazione in tutto questo periodo nel essere uniti a portare avanti in modo congiunto le rivendicazioni, se così si può dire, trovando proprio nella parte politica e tecnica massima disponibilità. Quindi da parte mia grazie. Quindi, se ci sono altre considerazioni, oppure credo che si possa andare. C'era una questione aperta sui trasporti. Sì. E siccome è qui anche il dottor Andreatta, se la vogliamo trattare, la trattiamo. Difatti io l'avevo accennata, no? L'avevo così ventilata, nel senso che nei pensieri che sono fatti qui in conferenza dei sindaci è stato detto e rimarcato più volte che muoversi a Primiero dalle periferie, San Martino, il Vanoi e Sagron, muoversi per venire al centro, quindi da e per le periferie rispetto a Fiera, che è un po' il centro, il polo in cui vi sono concentrati i maggiori servizi, richiederebbe una riflessione anche su una modalità di shuttle, di movimento, no? Agile, che non faccia tutto il giro di tutte le frazioni, ma che ci sia comunque un andare e venire, sia per facilitare dal punto di vista scolastico i ragazzi, facilitare il movimento per da e per le varie case di riposo che ci sono, e quindi lavorare in questi termini, insomma, uscire un po' dalle classiche corriere magari che girano, che hanno un solo senso, ma che chiaramente magari hanno anche poche utenze, ma ragionare proprio anche in un termini un po' più magari moderni, no? di shuttle, persone che di corriere, autobus o mezzi, siano grandi o piccoli, che vanno e vengono e danno un servizio di collegamento modello Schibus, insomma, no? Che sia sostenibile, un passetto alla volta, ma che possa risolvere alcuni problemi che ci sono. Insomma, noi avevamo segnalato, come ben sa, questo problema legato sia alla scuola, ma che voleva guardare oltre, insomma, no? E quindi adesso ne avevo accennato, conclusione di tutto, la qualità di un territorio va anche in questa direzione, insomma, poter salire, andare Canal San Bovo, rientrare San Martino, avere questa mobilità, come ci auguriamo che un giorno si possa partire da qui, andare nel Feltrino, Trento, quando ci sarà una ferrovia valsugana un po' più agile, moderna, eccetera, e quindi saranno ancora riflessioni futuribili. Ecco, questa direzione stiamo guardando, quindi il confronto che possiamo riprendere è su questi temi, insomma. Dopo chi ci mette delle risorse, quanto e come, si può discutere, ma questa era la visione che volevamo dare. Ecco, prego. Grazie, sì, voi avevate chiesto con una nota, non so se qualche mese fa, insomma, di attivare un gruppo di lavoro. L'abbiamo fatto anche con altre comunità di valle. Devo dire che quando c'era l'assessore Zeni, qui in comunità, era stato attivato un servizio sperimentale che collegava le frazioni. Sì. Resta possibile, l'hanno fatto anche altre comunità, di studiare un servizio interno e sui fondi della finanza locale per iniziative sperimentali noi contribuiamo con il 50%. Quindi teoricamente, non so, mi viene in mente che, ripeto, in diverse comunità sono stati attivati questi servizi sperimentali. Sui servizi a chiamata, per non illudere nessuno, sì, sono belli, ma paradossalmente funzionano dove c'è tanta gente. Il progetto Gabriele, fatto nel Chiese una decina di anni fa con fondi comunitari, aveva attivato con il centro ricerche Fiat due mezzi con un centro di prenotazione, e alla fine in realtà le persone erano talmente poche, perché poi la missione che il mezzo organizza la organizza in funzione di chi ha prenotato il giorno prima, eccetera eccetera, quindi alla fine si creano delle attese e in contesti poco densamente popolati è più facile, più semplice, più intelligibile fare servizi con tratta fissa, magari con mezzi piccoli sì, ma con tratta fissa e orarizzati in modo stabile.
ripeto, in alcune comunità ce li hanno, anche in alcuni comuni, mi viene in mente Campodenno, Predaia, hanno fatto dei servizi magari due volte a settimana che collegano le frazioni con, e si possono fare anche con il nostro aiuto, si possono studiare. Avevate posto il tema della scuola di Canal San Bovo, che mi rendo conto è un tema più piccolo rispetto ai temi dello Schenera, ai temi dell'impianto. Tra l'altro mi viene da ricordare, perché me lo diceva l'ingegner Benigni poco fa, che eravamo insieme nella commissione tecnica che si era occupata della funicolare, no? Quindi i temi del trasporto, è trasporto pubblico, in che misura lo sia, come devono essere le tariffe, sono tutti temi che potremmo affrontare anche in questo caso. Il tema di Canal San Bovo, ripeto, apparentemente banale, richiede che le amministrazioni decidano cosa fare da grandi rispetto al tema della distribuzione degli alunni e dei plessi scolastici, perché spostare gli alunni di qua o di là condiziona poi in modo irreversibile le abitudini di una comunità e condizionano poi in modo anche negativo l'edilizia scolastica, perché non è stato infrequente in questi 20 anni che in funzione di modelli scolastici magari più appetibili in certi plessi si siano svuotati e hanno determinato la soppressione del plesso stesso. E si sono salvati alcuni plessi perché l'offerta è diventata identica nelle due località, ma avevamo situazioni irragionevoli, tipo da Pergine li portavamo a Calceranica e da Calceranica li portavamo a Pergine solo perché c'era il tempo pieno, a Calceranica e non a Pergine. Canal San Bovo, sappiamo che la comunità ha attivato con risorse proprie un servizio per 17 alunni della primaria e 26 della secondaria che vengono da fuori utenza. Ma quegli alunni fuori utenza che adesso apparentemente salvano Canal San Bovo vanno ad impoverire i plessi di utenza. Quindi o in modo stabile si decide che su Canal San Bovo, perché viva, bisogna che sia alimentata sulla base delle progressioni demografiche da altre località che si individuano in modo stabile, ma non si può lasciare l'anarchia di dire istituiamo comunque dei servizi, perché la richiesta vostra è stata istituite un servizio da Sirora a Canal San Bovo e viceversa per tutti i giorni della giornata scolastica, mattina e sera, più mi pare anche due corse, una alle 12:15, una alle 13. Ripeto, se Canal San Bovo deve vivere perché non ha i numeri, guardando la demografia, bisogna individuare in modo stabile aree di altri comuni che li alimentino senza andare a danneggiare quei comuni, oppure non lo si può fare. Quindi la comunità oggi fa il servizio, lo assume con oneri propri, ci sono stati anche altri comuni, altre comunità che in passato, Cavedago, Andalo, istituivano servizi a loro carico per portarli fuori zona, alcune comunità caricavano un po' di più sull'utenza quel servizio, perché in questo momento la comunità, rispetto alla scelta di politica scolastica della provincia, va in una direzione tutta sua. Qualche segretario comunale ha detto ma siamo sicuri che dal punto di vista erariale siamo a posto? E qualche comunità ha caricato un po' di più della tariffa 20 euro che la provincia fa pagare sulle famiglie, perché non è una scelta gratuita quella. La scelta gratuita è se vai nella tua utenza. Se scegli altrove paga un po' di più. A meno che nel dimensionamento scolastico da concertare con l'assessore Bisesti non si dica una volta per tutte che su Canal San Bovo affluiscono quelli di Canal San Bovo ma anche quelli della frazione Tal dei Tali del comune lì, e si ridefiniscono i bacini di utenza. E ripeto, è una questione molto seria, perché poi condiziona irreversibilmente gli spostamenti, i flussi e anche l'edilizia scolastica. Grazie. Benissimo, posso aggiungere un tassello? È molto, molto chiaro, e su questo chiaramente come amministratori abbiamo coinvolto l'istituto comprensivo, la dirigenza che ha creato un gruppetto di lavoro per proprio analizzare dal punto di vista scolastico cosa succederebbe, no? Quindi chiaramente non c'è la volontà dal punto di vista dei sindaci di risolvere il singolo problema, ma chiaramente ragionate 160 gradi, insomma, no? E quindi il gruppetto sta ragionando, una volta ero presente anche al consiglio di istituzione, ha fatto questo gruppo di lavoro, rifletteranno, porteranno poi queste considerazioni, e chiaramente per primiero è anche facile capire quali saranno le dinamiche, no? Vista
la natalità e così ovviamente in calo, no? E quali saranno le dinamiche e quali possono essere le prospettive di tenuta per una o l'altra scuola, insomma, quindi sarà una questione di prospettiva, insomma. E quindi ci ritorneremo. Grazie. Altri interventi? Presidente, vuole chiudere? Andiamo a prendere un caffè o un aperitivo, quello che è, o no? Ci sentiamo, quindi grazie. Grazie.